personaggi più famosi dal mondo dei fumetti, del cinema, ma anche della storia, nascosti in un mondo fatto da migliaia e migliaia di mattoncini. È stata inaugurata a Spazio Murà, nel cuore di Bari, la mostra I Love Lego, un'esposizione che è stata realizzata grazie al coinvolgimento di diversi collezionisti italiani che hanno riprodotto minuziosamente castelli ispirati alle battaglie medievali, scene della Seconda Guerra Mondiale, grattacieli, villaggi alpini, spazi lunari e città fantastiche dove si fronteggiano supereroi e antagonisti. Ma nella mostra c'è spazio anche per le peculiarità del territorio, grazie alla rappresentazione dei trulli di Alberobello realizzati con circa 3.000 mattoncini. Questa mostra ha più di 1 milione di mattoncini sparsi per le varie installazioni, e ci sono voluti tanti anni per costruirla, perché si sono messi insieme i più grandi collezionisti d'Italia, hanno messo insieme le loro collezioni, che appunto si sono costruite nel corso di tanti anni, e hanno dato vita a questa mostra completamente inedita. Poi per farla qua ci è voluto qualche giorno, vengono 6-7 persone, stanno qua giorno e notte e costruiscono tutto nel minimo dettaglio. È un'opera dedicata alla creatività e veramente alla creatività di tutte le età, perché noi quando abbiamo immaginato di creare questa mostra insieme ai collezionisti credevamo fosse una mostra solo per bambini, e invece è anche una mostra per bambini, perché in realtà gli adulti che vengono da soli sono tantissimi. La mostra sarà visitabile fino al 19 marzo, dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 20. Questa mostra all'interno dello spazio Murat completa l'offerta culturale della città. All'interno di tutti i contenitori culturali cittadini ci sono delle mostre, si completa l'offerta culturale, e nello specifico qui incontriamo tutti gli appassionati dei mattoncini più famosi del mondo. Adulti chini e bambini con il naso all'insù per cercare i personaggi più amati, per fotografarli e postarli. Accanto ai Lego, spazio anche all'arte. Ho attinto i soggetti per questa produzione dalla storia dell'arte, e che per me poi è anche un grande omaggio, oltre ad essere un modo, secondo me, molto bello di avvicinare grandi e piccoli.